Per rispondere alle esigenze delle imprese locali di individuare nuovi mercati di sbocco ad alto potenziale e al fine di offrire un supporto alle aziende interessate a sviluppare un piano di export e di penetrazione commerciale all'estero, la Camera di Commercio di Taranto, tramite l'azienda speciale Subfor e in collaborazione con ICE Mosca, ha tenuto una country presentation multisettoriale in videoconferenza sul mercato russo. Con una popolazione di oltre 140 milioni di potenziali consumatori, un ceto medio in sistematica espansione ed un immenso fabbisogno infrastrutturale, la Russia rappresenta uno dei mercati più interessanti per le imprese italiane, sia dal punto di vista commerciale, sia sotto il profilo degli investimenti diretti esteri. Ma esistono alcune problematiche. Nicola Spagnolo, presidente della Subfor. Il problema del mercato russo sta all'ingresso. I problemi che si riscontrano ancora oggi, sono stato impegnato in studi con dei broker doganali in Russia, sono l'ingresso. La dogana purtroppo risente ancora di meccanismi che risalgono alla vecchia Unione Sovietica, fermiamoci qui, ci sono nostre aziende che purtroppo sono arrivate lì all'ingresso del mercato con auto articolati pieni di prodotto e per un cavillo sono stati fatti ritornare indietro, diciamo, qualcuno ha avuto danni economici di non poco conto perché il prodotto è deperito, quindi c'è un problema che ho ribadito poco fa agli amici russi. Noi rifuggiamo dalla logica dell'importatore, perché con il mercato russo, come anche per altri mercati, uno si rivolge all'importatore e risolve i suoi problemi. L'importatore li risolve i problemi della dogana, dell'ingresso, eccetera, eccetera. Però poi è chiaro che il valore aggiunto, quel centesimo in più che servirebbe ai nostri imprenditori per poter far business, va a finire in altre strade. A seguire c'è stata la Country Presentation multisettoriale svizzera, durante la quale il segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, dottor Fabrizio Macri, ha presentato le ultime tendenze del mercato elvetico, con approfondimento sui settori di particolare rilevanza e sulle opportunità di interazione con il sistema economico locale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al settore turistico ed agroalimentare, allo scopo di creare per le aziende provinciali nuove opportunità commerciali in uno dei mercati più ricco del mondo, il settimo in assoluto, come valore delle esportazioni italiane. La Svizzera, è inutile dire, è un piccolo grande mercato. Piccolo di per sé, prossima come dimensione ad una regione italiana, però è un grande mercato perché è un importante mercato di smistamento. Sembrerà strano, ma tantissimo prodotto, soprattutto se parliamo dell'agroalimentare, passa dalla Svizzera per poi essere smistato con altri canali in tutte le parti d'Europa e anche in tutto il mondo. Perché sembra strano che la Svizzera, pur essendo una nazione geograficamente molto piccola, ha una capacità di ricettività di alcuni prodotti molto sicuramente sproporzionata rispetto al territorio e alla popolazione residente, proprio perché la Svizzera ha dei rapporti particolari commerciali con diverse parti del mondo e quindi diventa un tramite privilegiato.